Cari amici, anche oggi parleremo di tempi lontani, l'epoca che più amo, quindi ragazzi, gioco in casa. Il personaggio di cui parleremo nasce nel 1498, quindi 6 anni dopo dalla scoperta dell'America, 6 anni dopo della morte di Lorenzo il Magnifico, 6 anni dopo dalla cacciata degli ebrei dalla cattolicissima Spagna. Il personaggio di cui parleremo nasce in una famiglia proprio di pezzenti. Sua mamma è contessa di Forlì, nonché figlia del duca di Milano, Caterina Sforza, e suo padre, Giovanni de' Medici, del ramo popolano. Insomma, il nostro ospite non arrivava a fine mese, prendeva il reddito di cittadinanza. Parliamo di niente poco di meno di Ludovico di Giovanni de' Medici, in seguito rinominato dalla madre Giovanni de' Medici, quando suo marito, nonché padre del pargolo, muore. Non vi dice ancora niente il nome? E se vi dicessi Giovanni delle Bande Nere? Sigla! Non vi dice niente ancora adesso? Vi fa venire in mente soltanto la fermata metro di Milano? Tra Primaticcio e Gambara? O Gambara? Comunque niente paura, sono qui proprio per questo. Vediamo intanto cosa è successo nell'anno della sua nascita, giusto per farci un'idea più o meno dell'epoca, no? Come facciamo sempre. Allora, in onore di Savonarola fanno un bel barbecue in Piazza della Signoria a Firenze. La pietanza principale è proprio lui. Colombo fa il terzo viaggio in America. Muore quell'angelico e immacolato chierico di nome Tomás di Torquemada, sempre dalla Spagna, con furore. Sul soglio di Pietro c'è Alessandro VI, ovvero Rodrigo Borgia, che si era portato dalla Spagna tutti i parenti per farli diventare poi cardinali, vescovi, capi d'aziende, duca, principi. Ah, a proposito, il figlio di Alessandro è proprio Cesare Borgia, il Valentino. E mi raccomando, ricordatevi di Cesarino, che tra pochissimo vi racconto una cosa. Dicevamo, Giovanni nasce nel 1498 a Forlì, da Caterina, ma ad un certo punto, quando aveva circa 6 anni, viene mandato a Firenze perché davanti a Forlì arriva Cesarino, il Borgia, il Valentino, insomma come cazzo volete chiamarlo, il figlio del Papa, e arriva con un botto di soldati, pronti a far breccia nelle mura e prendersi la città. Caterina resiste, fiera, era una donna davvero guerriera, cavallerizza, abituata alla guerra e fiera protettrice della sua città. Purtroppo però alla fine il Valentino era davvero troppo forte e niente, alla fine riesce a prendersi la città e a imprigionare Caterina. Giovanni cresce e dopo un periodo in convento viene preso sotto l'ala protettrice di Jacopo Salvati, niente poco di meno che il genero di Lorenzo il Magnifico. Qui Giovanni inizia a fare un casino con gli amici, feste, risse, compleanni organizzati al Carrefour, cioè un casino, davvero. Però, vorrei vedere voi, ma alla fine vostro padre è morto giovanissimo. Vostra madre è finita imprigionata sotto il figlio del Papa. Poi avete passato l'infanzia dai preti, cioè, capiamolo, no? Comunque, nel 1511 Giovanni piscia fuori dal vaso e uccide un coetaneo durante uno scambio di vedute. Il Salviati prova, ma non riesce ad evitargli l'esilio. L'esilio però dura poco, un annetto. Sapete perché? Perché al soglio, a quel punto, c'è Leone X, il figlio di Lorenzo il Magnifico, quindi un Medici. E ovviamente la famiglia prima di tutto. Ah, per inciso, Leone X è quello che ce l'aveva su con Martin Lutero, perché Martin voleva obbligarlo a non far pagare più le indulgenze. Ma questa è un'altra storia, se volete poi ne potremo parlare in un altro momento. Comunque, non tornò subito a Firenze, bensì andò a Roma, deciso a cambiare vita e a fare il bravo. Se non che, mentre passeggiava sul ponte di Castel Sant'Angelo, trova un gruppo armato, appartenente alla famiglia Orsini, e iniziano con gli insulti. Oh zio, che c***o guardi, scemo di m***a. Vieni qua che ti rigo il cavallo con la chiave. Vabbè, insomma, doveva essere una cosa del genere. Alla fine, per non farla troppo lunga, Giovanni si imbatte con il capoccia del gruppo, un certo Brancaccio, e lo fa fuori malamente. La notizia fa il giro degli ambienti che contano, ma non tanto per la gravità del gesto, ma perché Giovanni, a soli 17 anni, aveva sfidato e battuto un uomo d'arme che era ben abituato alla guerra e che era attorniato da uomini più armati di lui. Comunque a Giovanni viene il pepe al culo e decide di andare a Napoli per cambiare vita e fare il bravo, ma anche qui fa casini. Giù a Rutoca! E quindi decide di tornare a Firenze.
Intanto il Papa, impressionato dal carattere di merda del giovane e dalla sua inclinazione a menare male le mani, decide di richiamarlo, gli affida degli uomini e lo manda a combattere contro i Della Rovere a Urbino. Qui lo scontro durò solo una ventina di giorni, ma Giovanni pareva di essere a Disneyland Paris. Si divertiva un casino tra una testa mozzata e una picca lanciata ai nemici. Intuì che con le imboscate e con le schermaglie fugaci potesse battere nemici con guarnigioni e armamenti ben più importanti dei suoi. Praticamente fu uno dei primi, se non il primo, ad utilizzare la guerriglia come tipologia di battaglia. All'epoca le guarnigioni erano formate quasi esclusivamente da mercenari, che non sposavano assolutamente le cause dei loro capitani. Erano interessate esclusivamente ai soldi. I soldati erano vestiti con delle armature molto spesse, perché gli archibugi e i cannoni facevano molta paura, ed era una nuova tecnologia. I loro cavalli erano enormi e anche loro imbottiti di ferro. Praticamente erano agili come Robocop fatto di clonazepam, e comunque quando prendevano un colpo di archibugio morivano male anche loro, e l'unica differenza con un uomo nudo era che quando cadevano facevano lo stesso rumore di quando ti cade una batteria di pentole di Mastrota. Allora Giovanni pensò, no c***o, cioè a cosa mi serve andare in giro come un palombaro e comunque morire male? Allora, punto primo, si dotò di uomini fedeli, con cui si comportò come un amico se facevano i bravi, ma come Vlad l'impalatore se lo tradivano. Punto secondo, andò in concessionaria, scelse una flotta equina veloce e leggera, arabi, berberi in primis. Quando Giovanni X morì, Giovanni fece dipingere di nero i suoi gonfaloni e le armature, in segno di lutto. Da qui il nome Le Bande Nere. Si dice che fosse anche per una sorta di guerra psicologica con il nemico, che quando vedeva i soldati tutti neri tendeva a cacarsi nelle mutande. Invece prima le insegne erano bianche e viola. Diciamo che, forse erano un po' più LGBT friendly. Nel frattempo Giovanni e le sue bande nere riescono a inanellare molti successi, sempre utilizzando la sua tecnica di guerriglia, anche se ad un certo punto viene ferito ad una gamba e il medico gli ordina un periodo di riposo, con tachipirina e vigile attesa. Intanto un fantasma si aggira per l'Europa. Carlo V. È quello del «Sul mio impero non tramonta mai il sole». Questo perché aveva invaso la Spagna ed era riuscito quindi a mettere mano anche sulle colonie d'oltremare. Ovviamente i sovrani europei iniziano a guardarlo come il mio cane guardava il veterinario prima della castrazione, e quindi molti di essi iniziano a prendere contromisure per evitare che in tutta Europa ci si vestisse male e si mangiasse peggio da lì a poco. Allora il nuovo papa, Clemente, il settimo di questo nome, si alleò con i francesi, con i veneziani e con altri proprio per evitare il peggio. Allora Carlo V, deciso a vedere gli italiani con i sandali e il calzino bianco, mandò un esercito di lanzichenecchi in Italia. Intanto i Gonzaga di Mantova, per paura di finire malissimo, fecero passare le truppe di Carlo V che scendeva verso Roma per dalla sveglia a Clemente. Ma prego, si figuri, ma prego, prego, passi, no, prima lei, ma no, prego, si figuri, passi. I milanesi capitolarono più velocemente della Polonia contro Hitler. Ma Giovanni era deciso a fronteggiare i lanzichenecchi e a far capire una volta per tutte che al cavaliere nero non gli devi cacare. Apprese che Georg von Georg e il suo esercito era fermo a Governolo, allora si precipitò per affrontare il nemico. Si narra che Georg incontrò Giovanni che giunse con i suoi fedeli e coraggiosi soldati. I due si salutarono, come era costume per i nobili di alto rango anche in battaglia, ma subito dopo il comandante tedesco si accasciò in preda a un malore. Alcuni dicono che gli prese una cacarella a fischio, altri un mezzo coccolone. Comunque, venne preso e portato al pronto soccorso in codice giallo. Intanto gli assalti iniziarono ad avere inizio. Giovanni e le sue bande nere iniziarono a caricare 1, 2, 3, 8 volte. Lo scontro andò avanti per molto tempo, però purtroppo il coraggio, l'abnegazione, la voglia di salvare Roma dall'orda venuta dal nord non bastarono. I falconetti, che erano dei cannoncini, regalati dagli Este di Ferrara ai tedeschi, furono una terribile sorpresa per l'esercito italico, che capitolò sotto il fuoco di quei cannoni. Alla fine fu un'arma italiana, o italica, che dir si voglia, a concedere la vittoria ai tedeschi che stavano combattendo contro altri italiani. Uno di quei piccoli cannoni sparò una palla che colpì Giovanni ad una coscia. Venne subito trasportato a San Nicolò Po, ma non si trovò un medico e fu portato dai Gonzaga a Mantova. Lì trovò Abramo Arie,
che era il medico che l'aveva già operato con successo 2 anni prima. Abramo gli amputò la gamba. Per effettuare l'operazione, il medico chiese che 10 uomini tenessero fermo Giovanni. Pietro Aretino, testimone oculare, descrisse le sue ultime ore in una lettera a Francesco Albizzi. «Neanco 20», disse sorridendo Giovanni, «mi terrebbero». Presa la candela in mano nel far lume a sé medesimo. Io me ne fuggii e serratemi le orecchie, sentii 2 voci sole e poi chiamarmi e giunto a lui mi dice: «Io sono guarito». Voltandosi per tutto ne faceva una gran festa. La gangrena fu però inarrestabile e nel giro di pochi giorni lo portò alla morte. Il valoroso condottiero si spense il 30 novembre del 1526. Venne sepolto tutto armato nella chiesa di San Francesco a Mantova. Morto Giovanni, i Lanzichenecchi arrivarono a Roma come un coltello nel burro. Cioè, in teoria c'era anche un altro comandante pontificio a supporto, però nell'arte della guerra era bravo come me nel parkour, quindi non ebbe alcun ruolo attivo nella difesa dello Stato Pontificio. Tutto questo portò nel 1527 a quello che è passato alla storia come il sacco di Roma. 14.000 Lanzichenecchi, 6.000 spagnoli e diverse bande di italiani arrivarono a Roma. Il Papa era convinto di riuscire a trattare con Carlo V, ma le truppe, stanche, malpagate, debilitate, in gran parte in piena inimicizia con la Chiesa Cattolica, in quanto ormai i luterani, non vedevano l'ora di entrare in città e mettere a ferro e fuoco l'urbe. Disobbedirono agli ordini di Carlo V ed entrarono in città distruggendo tutto quello che vi trovassero di fronte. Violentando donne, anche religiose, distruggendo opere d'arte, palazzi storici. Il Papa riuscì prima a difendersi a Castel Sant'Angelo, poi riuscì a scappare travestendosi da ortolano. Il sacco durò 8 giorni e anche dopo le truppe chiesero riscatti per gli ostaggi anche civili che vi erano all'interno delle mura. Alla fine il Papa perdonò Carlo V perché comprese che non era a conoscenza delle intenzioni del suo esercito. Ma l'esito fu davvero funesto e questa barbarie rimase impressa nelle coscienze romane e italiane per secoli. A livello politico si ebbe la certezza del fatto che l'Italia non fosse più una potenza internazionale e il prestigio di Roma, del papato, iniziò lentamente a calare. A livello artistico il trauma trasformò lo stile delle arti visive, ebbe vita un nuovo stile, leggo, più didascalico e comprensibile, talora venato di gravità e imponenza celebrativa verso la Chiesa Cattolica. Ne è un chiaro esempio l'evoluzione dello stesso Michelangelo Buonarroti, che nel 1508-1512 aveva dipinto la volta della Cappella Sistina con raffigurazioni bibliche e che tornò nello stesso luogo nel 1536-1541 con l'ammonitorio Giudizio Universale. Comunque, dopo la morte di Giovanni, le bande nere sopravvissero per circa 2 anni. Riuscirono a difendere Frosinone dal viceré di Napoli. Poi però vennero sgominati durante il sacco di Melfi, anche a causa delle scelte sbagliate da parte di Papa Clemente VII. Che dire, era immaginabile che un bambino scapestrato prima, un adolescente turbolento dopo, dovesse poi diventare un grande condottiero. Direi uno dei primi condottieri italiani, che in qualche modo, senza neanche saperlo, volevano un'Italia unita contro le potenze straniere, appollaiate fuori dalle Alpi, in attesa di entrare e prendersi un pezzo, come hanno sempre fatto. Dal 476 al 1861. Quel bambino dai nobili natali, cresciuto a pane e spada, allevato tra regole cavalleresche ed elmi luccicanti, avrebbe dovuto essere supportato dagli altri nobili che condividevano lo stesso idioma. Invece è stato tradito, da alcuni per deficienze militari e organizzative, da altri dolosamente per convenienze politiche ed economiche. Probabilmente per trovare un altro condottiero italiano di foggia così nobile, per un paese che non ha mai avuto la guerra come prerogativa. Dobbiamo sfogliare le pagine del tempo fino ad arrivare a Giuseppe Garibaldi. Giovanni delle Bande Nere merita di essere ricordato. Eh sì, decidete voi come. Come condottiero? Come nobile italiano? Come giovanotto scapestrato dedito alla guerra? Come il padre della guerriglia moderna? Come protettore di Roma o nemico dell'impero? Decidete voi, però ricordatelo. Ciao ciao! Ah, per inciso, le fonti di quest'oggi sono l'immancabile Wikipedia, perché come di consueto ci pesa il culo immensamente. Però abbiamo utilizzato anche quanto riportato nel video di Artifatta di YouTube. Ciao ciao!